percorso che stiamo facendo lo scopriamo dopo aver messo in fila i nostri ospiti che si siedono qui con me, dopo con Chiara, con un certo ordine che era legato sia a un senso, ma anche a volte a un caso, a delle esigenze di orario di qualcuno, però poi si scopre un senso. Si scopre nel passaggio da vedere qualcuno che parlava di coach, poi arriva qualcuno qui che fa il coach. Cos'è che hai da dire? Dunque, se faccio riferimento al percorso delle cose dette da chi mi ha preceduto e le metto in fila rispetto all'esperienza che vorrei portarvi, che è quella di coach e non di, in questo momento, di donna d'azienda, e che in qualche modo mi sento oggi a rappresentare quelli che nelle aziende oggi non ci sono, e che è un percorso. È un percorso che possiamo fare come persone che lavorano per le persone, avendo in mente che ci sono anche persone che hanno o perso il lavoro o non lo hanno ancora incontrato. E quindi negli ultimi 2 o 3 anni, quindi mi sono focalizzata quando ci siamo sentiti con Francesco, immaginandomi quale punto di vista io potessi portare per arricchire un po' gli elementi di discussione. Ossia chi ha un'età molto giovane e sta cercando di capire perché ha rinunciato essendo stato preso ad un master che era quello che lui desiderava fortemente. E quindi la riflessione è stata: ma come mai l'anno scorso che sei stato preso ad un master per cui sei coerente rispetto alla tua laurea? È il settore che vorresti conoscere, dentro cui vorresti lavorare? La persona mi ha risposto: è perché se hanno preso me vuol dire che il master non era un granché. Allora, da questo punto di vista, le persone che stanno fuori, che poi noi vediamo nei colloqui di selezione, piuttosto che scartiamo dai processi di selezione, o le persone che sono ormai troppo in là con l'età e quindi a 50 anni è difficile, ma casomai hai un post PhD, No, sei il perché massimo esperto di un sì. argomento e ti arrabatti cercando di capire come spuntare un contratto non deprimente con una struttura che è l'unica in Italia che si occupa di quella cosa lì di cui tu sei il massimo esperto. Ecco, dicevo Allora, che le c'è. cose sono No, importanti. volevo aggiungere solo un elemento, che poi dopo, nella parte di chi cerca persone, ci troviamo anche nella situazione di non trovare persone che coprano quella posizione lì, magari, quella stessa rispetto alla quale la persona si sente inadeguata pur avendo studiato per quello. Ecco, perché c'è anche questo quindi Sì, come si può lavorare? allora qui io parlo sia da selezionatore che da coach, perché molto spesso quando facciamo selezione cerchiamo la fotocopia. Io chiamo il modello fotocopia perché se non vieni da quel settore, se non hai fatto già quel mestiere e fondamentalmente stai facendo jumping per prendere il 15% in più, non puoi fare quella cosa lì. Dall'altra parte, quando io faccio il coach, cerco di fare una cosa molto importante che è lo stimolo. Cioè io dico alle persone: andate per il mondo capendo cosa fanno. Sì, anche perché seguendo quello che dicevamo prima, se ci si forma e si può assumere un'altra forma, ci sono anche delle skill, chiamiamole come vogliamo, che competenze che possono essere trasformate Trasformate. e usate. Qualcuno prima aveva studiato fisica e poi stava facendo. Esattamente. Allora, questo è molto interessante perché forse è uno dei punti di congiuntura, nel senso che quando siamo anche noi, siamo passati da un'azienda all'altra o abbiamo avuto dei momenti di fermo, più o meno biologico, però l'elemento di curiosità e di apprendimento, perché io la settimana scorsa, te lo raccontavo ieri, ero all'Università di Psicologia. Con dei ragazzi del secondo anno di psicologia, ne ho tirato parlando di coaching, ne ho tirato dentro uno e gli ho chiesto: quanti esami hai fatto? E lui: 8. Cosa hai capito? Niente. Ero invitata all'interno di un corso di laurea dove
di una, che si chiama psicologia clinica, che non è la psicoterapia, perché il docente, che è una persona che si chiede come posso far capire ai ragazzi che si stanno formando cosa c'è fuori, che non sia la psicoterapia, invita professionisti di vari ambiti. Oggi c'è uno psicologo che lavora con gli urbanisti, che è un modello di successo, qualcuno ne parlava, che si è inventato. Allora, quello che dobbiamo autoformarsi o dobbiamo promuovere anche quando si è dentro l'azienda, perché evidentemente in questo momento il titolo che io ho usato è "Io non ho paura", ed è un titolo molto forte, non onnipotente, non tantomeno, come dire, spintaneo, dove io faccio finta di non avere paura, che è esattamente l'opposto di un percorso di posizionamento o di riposizionamento, che se non faccio contatto con i miei desiderata è quello che poi mi è successo. Quello che vi sto portando è quello che in questo momento come coach sto facendo di più, che sono persone che stanno fuori dalle aziende. O ci stanno in maniera molto borderline, o ci stanno in maniera a consulenza, a progetto, a qualunque cosa serva pur di guadagnare. Il famoso mutuo e i due figli, che non sono un elemento irrilevante. Allora qualcuno, molto spesso io sento quando sono stata in azienda e quando lo sono tuttora, è che non facciamo mai bene i conti con le nostre risorse reali che le aziende ci offrono, no? Che senso, le risorse che ci offrono le aziende? E cioè, quali benefit, che tipo di contratto ho, cosa non ho? E quello che non è il accontentati e non sputare nel piatto in cui mangi, ma è modificare il rapporto che abbiamo con il lavoro oggi, che la crisi ha messo in assoluta evidenza, che non è più soltanto l'elemento della soddisfazione, dell'autorealizzazione, se vogliamo citare Maslow, ma è anche quello del devo stare in campana e devo essere bravo a soddisfare un bisogno che è quello di vita e di sopravvivenza. Questo è un elemento fondamentale che nelle aziende viene in qualche modo bypassato, perché non c'è quel momento lì. Però io direi che per un qualunque direttore delle risorse umane, e lo vediamo tutti i giorni perché dobbiamo ristrutturare eccetera, questo tema è un tema che lega chi sta dentro e chi sta fuori. Sì, questo l'abbiamo già visto anche prima oggi, però come si fa diciamo a tenere insieme un bisogno di difendere il proprio posto di lavoro? Questo è il passaggio. È un passaggio epocale questo. E io devo fare i conti con la possibilità, se non l'ho già vissuta, di perderlo. Questo è un elemento veramente distonico e veramente nuovo. Per questo io non posso e non devo avere paura. O non ho paura, o devo fare un percorso rispetto al quale cimentarmi. Non è facile, perché i piccoli successi che posso mettere in atto attraverso un action plan che io metto su, quindi con degli obiettivi, con una metodologia, con dei tempi, mi riportano a dire posso averlo perso o posso non avere esattamente quello che vorrei, che è un altro argomento importante, ma sono contento e ce la sto facendo. E questo rifà far pace alle persone, cioè ridefinisce la possibilità a 45 anni, a 40 anni, di stare in equilibrio tra sé, il proprio percorso professionale e il proprio futuro professionale. Però devi fare, Francesco, esattamente pace con questa cosa. Sì. Io posso perdere il lavoro, ma senza doverlo per forza difendere, perché in alcuni casi alcune aziende sono indifendibili da un punto di vista di tenuta da qui ai prossimi 15 anni, e quindi stai in qualche modo andando in dissonanza. Sì, è questo, di riuscire a indirizzare le energie verso uno scopo senza fissarsi su atteggiamenti difensivi o su
o sul modo così che si è avuto fino adesso sì. Di oggettivarsi. Mm-hmm. Mi viene in mente una bellissima storia di una persona che viene da un ambito molto importante, aveva non posso dare molti riferimenti, faceva un mestiere assolutamente importante in cui doveva vedere e usare le mani. E questa persona sta perdendo la vista. Conoscendo 4 lingue si è già presa un'altra laurea e anche un dottorato. Quindi è una di quelle persone straordinarie che, come dico io, spesso dico, qualunque cosa tocca le riesce bene. Il punto è che bisogna calibrare che cosa può fare adesso, che ha famiglia, e quindi, ed è molto interessante perché poterla sostenere facendo i conti con tante cose, conosce 4 lingue. E, ha anche fatto conservatorio al pianoforte, cioè è veramente una di quelle persone che noi diremmo hai tutto, ad un certo punto non ce l'ha più. Allora, qualcuno diceva che bisogna far stare le persone al centro. Oggi sicuramente è sempre stato così, perché poi non sono parole vuote. Le persone sono al centro con i veri cambiamenti che l'attraversano. Sì, però bisogna ridarle senso ogni momento, perché rischiano sempre di diventare vuoti. Senti, il coach, parliamo un momento di questo. Come sì. può accompagnare le persone in questo percorso? Proprio se hai qualche esempio, qualche narrazione. Perché è questo, no? Immagino sì. che le persone possano trarre vantaggio, probabilmente hanno bisogno di essere in qualche modo risvegliate o tenute sveglie da una consuetudine, perché se bisogna vivere il cambiamento, immaginarsi altrove e sapersi ridefinire. Ecco. Allora, una delle cose che io in questi ultimi anni, devo dire, ho cambiato è stato il senso del futuro. Nel senso che la famosa domanda da qui a 5 anni, da qui a 10 anni, se ti piace di più questa cosa piuttosto che quest'altra, sì, la faccio, come dire, però se tu parli di futuro con le persone sono molto spaventate. È difficile appunto ingaggiarsi. Non ci si ingaggia, e quindi il primo sforzo che ho dovuto fare anch'io è di non avere paura di affrontare comunque una direzione, perché perlomeno vai in termini spaziali da qualche parte, poi nel frattempo ci metti anche del tempo, però è dove andiamo piuttosto che dove sarai, che è una cosa importante perché rassicura, per esempio, aiuta, sostiene. La seconda cosa... Sì, è il sapere che mettere l'accento sul cammino, anche sì. se non si può vedere la meta in questo momento. Mm-hmm. La persona di cui vi parlavo prima del master, ad un certo punto io gli ho chiesto di scrivermi a che punto è secondo lui, perché la storia è proseguita, nel senso che quest'anno ha rifatto domanda e ovviamente lo hanno preso facendogli come dire, scontare i 50 euro per fare l'iscrizione, perché l'aveva vinta l'anno precedente. Per suo insight ha detto: ma io ci provo, io assolutamente l'ho sostenuto, e ovviamente gli hanno detto ok. Io gli ho chiesto è una persona di 28 anni, gli ho chiesto di scrivere, perché nella consapevolezza che citavamo prima non c'è uno strumento elettivo, data la persona, dato il mestiere che vuole fare, date il livello di coerenza rispetto a quello che gli stavo chiedendo, gli ho chiesto di scrivermi qualche riga, una mezza pagina, anche lì non era un compito, io gli ho chiesto come ti pare, con quale forma vuoi, scrivimi a che punto siamo del tuo percorso, e torniamo ai percorsi. E lui ha usato la metafora del cammino, interrotto, che non sapeva bene perché, e che in qualche modo adesso era più contento, sapendo che il gioco stava soltanto iniziando, cioè aveva riaperto una pista. E questo è molto importante, perché è rassicurante, ma fino a un certo punto. Sì, però è la rassicurazione che si può dare quando si sta in cammino senza vedere una meta finale sicura. Però questo ci porta già a dire che anche questo è venuto fuori prima, dei limiti
dell'usare l'espressione corso, no? Perché il corso è qualcosa di già dato, io sto seguendo un corso, è come la routine. No? Io non lo so dove andiamo a finire, e se osassi dire dove, penso che andrei in non coerenza rispetto a quello che io penso sia il mio mestiere, nel senso che se tu vendi qualcosa a qualcuno o gliela procuri, ma se invece proponi che è lui l'artefice, non puoi dare corso, forma, puoi dare un'indicazione, puoi sostenerlo e accompagnarlo, ma esattamente dove andare? Ecco, è più il senso di rotta che sarebbe, sì, via rotta, di aprire la strada, no? Sì. Di rompere, cioè di muoversi in un terreno dove si scopre noi la strada possibile. Certo, sì. Ecco, il coach come... Come io lo interpreto è questo, e non... è molto legato alle persone, all'analisi della domanda che mi arriva. La cosa interessante che ho notato in questi ultimi anni è che le persone arrivano prima che gli finisca il contratto, prima che gli finisca la mobilità, prima di finire l'università. Quindi si auto, come dire, il fattore tempo lo mettono in cantiere. Questo l'anno se è così è già un grande passo avanti. Una situazione... L'80% non è ancora nel vortice del... È abbastanza tipica, invece evocata comunemente, credo molto vera, del fatto di persone che hanno, non so, anche la cassa integrazione in deroga, aspettano la fine, sì, e solo dopo... Beh, si preoccupano. Io ho iniziato con i cassa integrati di Sparanise negli anni 90, dove ho incontrato persone in cassa integrazione da 18 anni che arrivavano con la Volvo, i primi telefonini e la moglie che aveva la merceria. Ora, quello io lo chiamavo all'epoca orientamento professionale, perché ovviamente dovevi cercare di capire che se avevano la patente K comprata da qualcuno, forse potevano fare i trasportatori. Ora, la cassa integrazione è un paradosso in cui noi costringiamo le nostre persone a inibirsi cognitivamente o, al peggio, andare a lavorare a nero. Allora, quando metti in coerenza questi due elementi, o mediamente vai ai matti, nel senso che non riesci a stare su doppio codice, oppure arrivano alcune persone che dicono: c'ho 2 anni, il mio ordine mi dà un sacco di benefici, mi posso anche pagare il coaching perché c'ho l'assicurazione, adesso mi riorganizzo. E queste sono le persone che fanno i conti con un non voler morire di cassa integrazione. Devo dire, qui però siamo su mestieri anche già molto, colletti bianchi, sì, lì dove hai una dimensione molto più grande, quindi i numeri rendono più anonime le persone per come sono gestite. Sì. Evidentemente prima che riesci a trovare la persona hai all'interno invece stereotipi, pregiudizi, paure, sì, che si perpetuano in maniera difficile poi da rigestire. Questo, sì, è un meglio se... No, d'accordo, quindi va, cioè, dai, poi ci sono delle situazioni che appunto si possono affrontare per i problemi di costo, di tempi, solo in modo collettivo. Certo. No? Quindi restiamo su coaching per completare il nostro ragionamento. Quindi cosa si può aggiungere al dire che il coaching è un accompagnamento? Si può dire che è un'esplorazione insieme, ammettendo di non sapere, perché io non so cosa si studia a veterinaria, e se io posso con autorevolezza dire al mio coachee: io non conosco veterinaria, però possiamo vedere insieme che cos'è che in questo momento ti blocca nell'andare avanti. Quindi anche una missione dove il potere, la competenza, la curiosità sta nell'altro. E questo è un modo di accompagnare che sta assolutamente a sostegno dell'altro. E genera una relazione di tipo diverso, dove non c'è prescrizione, ma c'è probabilmente
uno stimolo. Poi se io trovo qualcosa su internet gliela mando, per esempio, perché mi vengono delle idee, lo anticipo evidentemente, e questa è una cosa che è molto ben accolta, perché alcune volte mi telefonano e mi dicono: ma perché me l'hai mandata? E io dico: ah, non era chiaro, allora mi metto a spiegare. Cioè, ah, è vero, hai ragione. E che è un modo molto di stare su un ambito, di stare con loro, e peraltro è anche molto divertente e anche di grande conoscenza reciproca, molto bello. Grazie. A voi.